Uno degli ambiti di maggiore competenza dell'ente regione è la sanità. Si tratta di dare davvero dei servizi al cittadino paziente, che non deve essere considerato come un numero, ma come una persona meritevole appunto di ogni tipo di attenzione, tanto più se consideriamo la situazione di sofferenza. Ecco, il tema della sanità è un tema che mi sta e ci sta particolarmente a cuore. Ne parliamo con l'avvocato Massimiliano Di Cuia, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia, a sostegno di Raffaele Fitto, presidente. Sì, il tema della sanità è assolutamente centrale in questa campagna elettorale perché, come sappiamo bene, la spesa sanitaria impegna la maggior parte delle risorse del bilancio regionale e io credo che sul tema sanità si misuri tutto il fallimento del governo emiliano. Abbiamo assistito in questi cinque anni, negli ultimi cinque anni, a una progressiva riduzione dell'offerta sanitaria. A Taranto sono stati chiusi ospedali, sono stati chiusi i reparti di pronto soccorso, sono stati chiusi altri reparti. Personale sempre meno, quel poco che c'è fa turni massacranti per poter garantire il servizio e quindi l'assistenza e le cure a tutti i pazienti che ne necessitano. Io credo che Emiliano abbia pensato più alla lottizzazione delle poltrone nella sanità che alla sanità vera e propria, e quindi ad assicurare il servizio di cura e assistenza ai malati e ai bisognosi. Detto questo, Taranto vive di recente un ennesimo schiaffo, lo ha subito, lo abbiamo subito tutti quanti, ho insistito molte volte su questo e ci tengo a ribadirlo, la chiusura del reparto di terapia intensiva neonatale è il segno di come è stata gestita a Taranto la sanità negli ultimi anni. Un reparto che ha rappresentato e rappresenta un'eccellenza per il territorio di Taranto, che ha contribuito alla crescita del punto nascite dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, viene chiuso per la presunta mancanza di medici, che però, è bene precisarlo, Emiliano e il direttore Rossi conoscevano da anni, cioè quello è un reparto che opera in difficoltà organiche da molti anni e mai nessuno si è preoccupato di colmare questa carenza organica. Oggi si giustifica la temporanea chiusura del servizio di terapia intensiva con l'assenza per malattia di tre dei medici in servizio, quando questo fatto e questo rischio era noto da molto tempo. Dove sta la programmazione? Non ce n'è programmazione e mi viene il dubbio, forse fondato, che sia in atto un disegno ben chiaro che mira a debellare la sanità a Taranto, a ridurre la nostra offerta sanitaria a beneficio di strutture fuori provincia, segnatamente a Bari, e noi su questo dobbiamo essere fermi tutti quanti, maggioranza e opposizione. Dobbiamo fare in modo che i cittadini di Taranto non siano cittadini di serie B, noi dobbiamo fare in modo che i cittadini di Taranto possano rimanere a Taranto per curarsi. Abbiamo bisogno di ospedali migliori, c'è bisogno di mettere risorse importanti sulla sanità, c'è bisogno di rilanciare un servizio che ad oggi è assolutamente inefficiente.